Importante novità, della quale si sono accorti subito i genitori gli ultimi giorni di scuola perché sono state portate direttamente a scuola a mano dall'amministrativa una lettera informativa che appunto diceva le novità, e cioè di registrarsi su una piattaforma con le proprie credenziali per accedere alla mensa scolastica da settembre anno 2018-2019. Essendo in regola con i pagamenti o avendo ovviamente iniziato la rateizzazione. E questa è l'unica condizione per poter accedere al servizio mensa, perché in questo anno, come sapete, abbiamo fatto vari comunicati, varie interviste nel sensibilizzare tutte quelle persone che non pagavano la mensa. E diciamo che abbiamo avuto ottimi risultati, ma ancora non basta perché ci sono persone che non l'hanno mai pagata. Per i motivi che ho spiegato alle varie rappresentanti, alle varie riunioni con i genitori, ai presidi, che non abbiamo nessuna scuola è fornita di un locale per la conservazione e la somministrazione dei pasti da casa, che possono essere, anzi, con le varie allergie e intolleranze che ci sono adesso dei ragazzi, veicolo di grandi allergie, appunto. Quindi assolutamente il pasto da casa non è ottemperato, nemmeno per i corsi di diciamo, formazione non curriculare e per vari tempi pieni che vengono fatti dai professori secondo l'offerta formativa. Mi spiego meglio. Allora, ci sono delle scuole che fanno dei corsi aggiuntivi per il pomeriggio oppure approfondiscono una disciplina, che sia musica, che sia matematica. Anche per quello si devono iscrivere al pasto anche un giorno a settimana, perché anche lì dal prossimo anno ci saranno controlli riguardo a questi panini tenuti nello zaino.